intanto cominciamo con le mappe. Una mappa ovviamente è una rappresentazione del territorio, spesso si chiama carta anche perché ovviamente è cartina sul media in cui è stampato, può essere di vari tipi. A noi interessano le mappe relative al territorio, diciamo, principalmente. Sono per convenzione orientate al nord, che vuol dire che quando in genere si stampa si stampa o si visualizza su schermo una rappresentazione cartografica, il nord è verso l'alto, quindi bisogna sempre ricordarsi di questo aspetto e fortunatamente grazie agli smartphone non è un grande problema, ma quando si ha la cartina, quella classica, che diciamo tascabile, bisogna sempre avere un riferimento al nord, quindi indicativamente come classico guardare il muschio sugli alberi oppure avere una bussola. E una cosa molto importante sulle mappe è la leggenda, dove andiamo a capire che cosa significano i vari segni tracciati sulla mappa. Ovviamente su questa parte vado un po' veloce, visto che avete fatto niente ieri. Una cosa molto molto importante è la scala. E questa è ancora più importante sui dispositivi tecnologici, sui device. Soprattutto sugli smartphone, perché gli smartphone hanno una densità dello schermo molto alta e quindi un'immagine, per esempio, se voi ritagliate, fate una foto a una mappa e poi la portate sullo smartphone, non è detto, cioè meglio, se la mettete al 100%, la proporzione dei pixel potrebbe essere diversa e quindi se non avete un riferimento di scala, tipo una barra. Una scala grafica, potreste avere problemi nel capire quali sono effettivamente le distanze. In genere, infatti, tutti i programmi per smartphone hanno la mappa grafica che è dinamica in funzione dello zoom. E per esempio, il mio telefono ha una certa densità di schermo, mentre il telefono magari più vecchio, il mio telefono in questo momento ha un S20. Se prendo, per esempio, quello che avevo prima, che era un S8, ho una risoluzione dello schermo diversa e quindi una densità diversa. Quindi la stessa immagine a schermo viene vista in modo, cioè meglio, la si percepisce con dimensioni diverse. Quindi se per esempio prima 1 centimetro sullo schermo era su 100 metri, nel nuovo quel centimetro sullo schermo, essendo a densità maggiore, è 120 metri. Quindi se dobbiamo andare a fare dei calcoli di distanza o anche soprattutto di dislivello, questo diciamo, è un aspetto che dobbiamo conoscere. Comunque la scala è la proporzione tra quello che ci è disegnato e la reale rappresentazione. In genere è un rapporto costante, che vuol dire che tutto il disegno della cartografia è fatto allo stesso modo. Ovviamente la scala ha grande importanza per misurare le distanze. La scala può essere grafica o numerica. Grafica, che è fondamentalmente una barra dove c'è la distanza diciamo, tra due punti è rappresentata da dei piccoli tasselli che messi in sequenza ti danno la distanza, e mentre la scala numerica è quella, ovviamente, è un fattore che devo moltiplicare la distanza che io ho per ottenere la vera distanza. Questa cosa funziona ovviamente se i punti hanno la stessa quota, cioè se sono alla stessa altezza, o meglio, se tutto il percorso è alla stessa quota, perché altrimenti potrei avere fondamentalmente dei problemi. Infatti, se io ho una quota diversa, devo andare a utilizzare il teorema di Pitagora oppure devo spezzare la misura in più punti per andare a calcolare la distanza. Andrea, ti chiedo, questi concetti qua li avete già fatti tutti ieri? Sì, Edoardo, a grandi linee sono stati affrontati ieri questi concetti. Ok, però va bene se li ripasso, no? Sì, va bene, va benissimo. Perfetto. Allora, appunto, stavo dicendo che se invece sono su quote diverse, io devo andare a calcolare ovviamente la distanza basandomi sul teorema di Pitagora, quindi devo andare a trovare la differenza di quota, la distanza come da, diciamo, da differenza di quota che è tra B e C,
e la distanza che è tra A e C, e vado a trovarmi in realtà la mia reale distanza, utilizzando quindi il quadrato delle due distanze che io ho, la somma dei quadrati su radice quadrata, e mi trovo la vera distanza. In genere, per esempio, se voi prendete Google Maps, magari possiamo fare una prova, e fate misura distanza, in genere quella distanza lì non tiene conto del dislivello. Quindi se banalmente utilizzate Google Maps per fare dei conti sulla distanza tra due punti, tenete sempre in considerazione questo aspetto, che la distanza in quota non viene considerata. Quindi se volete capire distanza da due punti, magari siete tra due punti che in mezzo c'è una valle, la distanza è molto maggiore, dipende ovviamente dal pendio. Un concetto molto importante, soprattutto per se si va in bici, è capire diciamo proprio le curve di livello. E le curve di livello vengono chiamate in gergo iso-ipse, e sono delle linee immaginarie che uniscono tutti i punti di una certa parte di terreno che sono alla stessa quota. E questo vuol dire che se io seguo la linea, sono ovviamente virtualmente, seguo questa linea, io mi trovo in un piano, mentre se vado da una linea all'altra avrò una pendenza da affrontare, o comunque una salita e una discesa. In genere, sulle mappe, ci sono due tipi di iso-ipse. L'iso-ipse normale è quella che viene chiamata direttrice, che in genere sono poste a distanze maggiori, nel senso ci sono tipo ogni 20-30 metri, cioè, 50 metri c'è una direttrice, 50 metri di quota, mentre tra per esempio 5 metri di quota, come nella figura, ci sono le iso-ipse. Questo serve per capire i gradienti, come sono, cioè gli andamenti del terreno, come sono posizionati. Vediamo qualche esempio. Ad esempio, se io ho un altopiano, mi trovo una situazione del genere dove ho il punto a quota più, cioè la direttrice a quota più bassa, che mi fa il contorno, diciamo, del mio terreno. Poi ho vari iso-ipse che mi fanno capire che il terreno sta salendo, e poi una zona molto ampia dove non ho altri cerchi, chiamiamoli così, altri iso-ipse all'interno, e qui mi trovo quindi su un altopiano. Se invece ho un pendio a pendenza costante, io avrò una distribuzione molto regolare delle curve, e questo mi fa capire che il terreno sale con una pendenza costante. Questo è molto utile da capire. Per esempio, se invece io mi trovo su una valle, avrò una discesa abbastanza marcata e poi una riduzione di pendenza, troverò una situazione del genere dove ho delle iso-ipse molto concentrate, perché vuol dire che più sono concentrate le iso-ipse, più la pendenza è alta. Quindi se su una cartografia dovete scegliere un percorso e volete evitare i pendii molto scoscesi, dovete evitare, ovviamente in funzione di quello che volete fare, se fate da un hill li cercate, avrete una situazione molto ravvicinata. Quindi qua più il pendio è marcato, più la concentrazione sarà maggiore. Quindi in questo caso un compluvio che va a finire sulla valle trova una situazione del genere, quindi molto strette, e poi si allargano mano a mano. Se invece mi trovo una doppia altura con una sella, trovo una situazione del genere, perché se voi pensate di sezionare il terreno in altezza, provate ovviamente le iso-ipse maggiori che contornano tutto, e poi man mano che si sale trovate a formarsi le due i due picchi, diciamo, con un'area centrale che li va a unire.
cose un po' più particolari, una depressione su un'altura, dove io mi trovo una direttrice, esempio qui marcata, che mi segna il bordo dell'altura, e poi trovo un punto quotato. Ecco, in genere le ISO IPSE hanno i numeri, ovviamente, che sono le quote, e in questo caso vedete la quota sale fino a 500 e poi all'interno dell'altura, cioè dove c'è la depressione, scende di 40 metri, dove mi trovo il punto di massimo o minimo segnato, in questo caso con 4,60. Come vi dicevo prima, se vedete in questo caso un piccolo promontorio, mi trovo un punto, cioè una curva abbastanza dolce all'inizio, poi ho due curve molto ravvicinate che mi indicano un punto con molta pendenza, e poi diventa di nuovo una salita abbastanza dolce, perché le curve si allargano. Quindi se io devo affrontare per esempio questa salita e non voglio, e magari il mio sentiero va dritto su questo punto qua dove ho 200, quindi mi troverò una salita molto importante. Mentre se io lo vado ad affrontare da questa parte qui, sarà una salita molto più leggera, ovviamente dipende da dove va un po' il sentiero. Questo, comunque, conoscere le curve aiuta. Altri due esempi, mi sembra siano gli ultimi due. Ho un rilievo classico, dove ho delle curve fatte in questo modo, oppure una depressione, dove come il modo per riconoscere un rilievo e una depressione, sebbene siano abbastanza simili, dal punto di vista grafico, bisogna guardare i numeri fondamentalmente, perché le ISO IPSE non ci danno l'informazione della quota, ci dicono solo l'andamento della quota. Quindi per capire la quota bisogna guardare i numerini che sono espressi in genere, sono sempre ben visibili. Il discorso di prima, pendio dolce, e dopo questa slide ovviamente ve le condividerà Andrea, quindi non è necessario che prendiate appunti. Pendio dolce è una crescita regolare, ma con passi abbastanza ampi. Pendio invece ripido, a passi molto più corti, più brevi da uno all'altro. La cosa molto importante per capire quanto sarà impegnativo il nostro percorso, che voi lo facciate in bici, a piedi o con qualsiasi altro, diciamo, mezzo vogliate, è il profilo altimetrico, che mi dice l'andamento del terreno in funzione della della linea che io vado a tracciare, che può essere il sentiero oppure anche una linea dritta se voglio fare qualcosa di un po' più spericolato. Scusate, bevo un secondo. E quindi, se vediamo, per esempio, tracciando due linee da un punto a un altro, io vado a trovarmi un profilo altimetrico. Che cosa esprime il profilo altimetrico? Da una parte la lunghezza a passi costanti, quindi 100 metri, un chilometro, così via. Cioè, e mentre dall'altra sempre l'altezza in passi, anche questa, costanti lineari. Per esempio qui vediamo che più è intensa la salita della curva, più avrò pendenza. Quindi qui in 100 metri salgo di più o meno 40 metri, quindi ho una pendenza indicativa del 4. Se invece altri punti potrei averla più giù, più forte o più tenue, insomma. Dipende ovviamente da quello che cercate. Il profilo altimetrico è un ottimo strumento per decidere l'impegno di un'escursione, diciamo così.